verso in una pentola un paio di cucchiai d'olio. Ho preparato un trito con mezza cossa di sedano, mezza carota e mezza cipolla. Aggiungo anche uno spicchio d'aglio e faccio soffriggere. Aggiungo poi 3 cucchiai di passata di pomodoro. Aggiungo ora 500 g di lenticchie già lessate. Un bel metro d'acqua. Due foglie di alloro, un rametto di rosmarino, aggiungo il sale, il pepe, e faccio cuocere a fiamma bassa per circa 23. Le lenticchie sono cotte, la consistenza è giusta, posso spegnerle. Ho messo sul fuoco una pentola con l'acqua, ora che bolle immergo un cotechino da 500 g e lo lascerò cuocere per circa 20 minuti. Ho preso poi un rotolo di sfoglia e insieme a Martina faremo delle stelle. Questa è un'aggiunta in più soltanto per decorare il nostro cotechino con le lenticchie. E quindi iniziamo a ritagliare, al contrario, tante stelle sulla pasta sfoglia. E spennelliamo adesso le stelle con un rosso d'uovo. E adesso le cospargiamo di semini di sesamo. Col pizzichino, brava, brava. Un po' di semini su ogni stellina. Bravissima. E queste ora le mettiamo in forno a 180 gradi per circa 15 minuti. Metto le lenticchie su un piatto da portata. Ho tolto soltanto lo spicchio d'aglio, le foglie d'alloro e il rametto di rosmarino. Ho tolto il cotechino dalla sua busta, l'ho scolato e ora lo taglio a fette. Non troppo sottili. Metto il cotechino sulle lenticchie. E decoriamo con qualche stellina di pasta sfoglia, che sono ottime anche per accompagnare il piatto. Il nostro cotechino con le lenticchie è pronto. Io e Martina vi salutiamo e vi auguriamo un buon anno nuovo. Ciao!